in realtà avevo pensato di partire da un aneddoto, diciamo, visto che si parla tanto di come si fa la sinistra, ci sono stati vari momenti in cui si è affrontato questo discorso, c'è stato il momento del brancaccio dove noi siamo andati e siamo stati ampiamente cacciati, c'è stato il grande dibattito successivo, no? Perché abbiamo indicato proprio quello di cui si discute oggi, che è impossibile pensare di tornare a vincere, di guadagnare in qualche modo di nuovo la fiducia delle classi popolari con gli stessi personaggi che hanno contribuito a rovinare e a distruggere i diritti sociali in questo paese. L'avevamo indicato chiaramente, infatti quella giornata mi ricordo quando stavamo fuori all'ingresso, c'era una signora che come noi era molto arrabbiata per come era gestita la cosa, ed era arrabbiata in particolare perché effettivamente si parla di democrazia, nessuno spiega mai come si fa effettivamente questa democrazia partecipativa, che vuol dire potere popolare, che come si fa a ridare potere alle persone. E lei si era arrabbiata perché vedeva questo foglio che era stato dato a tutti, dove veniva, c'era scritto: scrivi le tue 5 proposte per cambiare il paese, ed erano 5 righe e tu dovevi scrivere le cose, e lei giustamente diceva: ma che devo scrivere? Devo dire che voglio la pace nel mondo e lavoro per tutti. È chiaro che le cose da fare si sa quali sono scritte nella nostra Costituzione, sono sempre quelle, non sono cambiate. Il problema è capire come affrontare questi processi, come si rifà a ridare effettivamente voce alle classi popolari, il protagonismo che riesca a incidere realmente nei processi in questo paese e anche a livello europeo. Noi nel nostro piccolo questa cosa la stiamo sperimentando con molta, diciamo, umiltà, sbagliando anche spesso, diciamo, facendo probabilmente molti errori, però ritornando a fare una cosa che la sinistra non fa da molto tempo, ad essere presenti sui territori, a fare un lavoro costante di mutualismo, di solidarietà. E anche per questo spesso ci viene detto: vabbè, ma alla fine è un lavoro di prettamente assistenziale, siete un po' come la Chiesa, un po' come la Caritas. In realtà per noi invece questo discorso è fondamentale. Ripartire dal mutualismo significa ripartire da riconoscere un'emergenza sociale, una sofferenza, e provare a rispondere a questa emergenza con dei piccoli elementi che diano effettivamente un soccorso alle persone in difficoltà, che lo facciano non dall'alto in basso, ma sedendoci assieme, provando a capire insieme quali sono le cose da cui partire e con cui rispondere a questo tipo di problemi. E questo ci permette anche di fare un altro discorso, di capire, di toccare con mano i problemi sentiti sui territori, di poter avviare un vero controllo popolare sulle istituzioni, sulla corruzione, sui privati. L'abbiamo fatto in tante maniere, la prima sarà nel momento elettorale, andando a controllare che come sempre i mafiosi di questa città non incidessero sul processo elettorale, ma anche dopo, andando a controllare i luoghi in cui si lavora a nero, i luoghi in cui si specula sull'accoglienza, che purtroppo sono altamente numerosi, facendolo fianco a fianco con i soggetti che hanno messo in primis la loro faccia e il loro corpo per lottare e rivendicare diritti e cominciare un percorso lungo e difficile, ma che effettivamente ridia un senso alla parola democrazia. Poi, rispetto invece al dibattito, diciamo, più generale sull'Unione Europea, anche su questo, diciamo, ovviamente il dibattito a sinistra è quanto mai complicato, no? Si parla, c'è chi, diciamo, vede un'ottica più federalista, una possibilità di riformare questa Unione Europea, e chi magari giustamente dice: ma come si fa a riformare qualcosa, un'istituzione sovranazionale che è stata fondata sull'oppressione e contro le classi popolari, è nata su questo disegno storico? Bene, per noi effettivamente la cosa è un po' così. Effettivamente il discorso sull'Unione Europea deve partire dall'avere chiaro che quel processo è nato contro di noi, è nato anzi per favorire, come si è anche questo in parte già detto, l'estensione dei mercati, la sfrenata privatizzazione e lo sfruttamento maggiore dei lavoratori in tutti i paesi europei. Su queste basi chi ha lavorato per un processo di integrazione, infatti, sono stati per lo più i grandi industriali europei in questo senso. E noi, è vero, non abbiamo avuto, non c'è stato da subito un elemento di connessione e di cooperazione da parte dei lavoratori di questo paese, delle classi popolari, per rispondere ed essere pronti a reagire su scala internazionale a questo attacco. Quindi noi pensiamo che sì, l'Unione Europea, per come è costituita adesso, non è riformabile semplicemente andando al Parlamento Europeo e dicendo: ok, questa cosa effettivamente andrà cambiata. I rapporti di forza sono molto sbilanciati, c'è bisogno di un percorso lungo che veda però al centro il protagonismo e gli interessi condivisi di chi subisce le stesse politiche in ogni latitudine di questo continente. Questo l'abbiamo già visto.
sono stati già dei momenti in cui questa potenza è stata messa in piedi, è arrivata a Bruxelles ed è riuscita a bloccare le direttive della Commissione Europea, perché finché ci sono, finché c'è lotta, c'è una possibilità di spostare e di cambiare i rapporti di forza di questo, anche in questo continente. Ne è stata dimostrazione anche l'ultimo sciopero di Ryanair, che ha messo in difficoltà la compagnia, diciamo, su ogni latitudine. Questo potere noi ce l'abbiamo, questo potere che però va fatto riconoscere, perché ogni vittoria in questo senso è importante, perché la sfiducia è tanta. Noi non abbiamo niente da insegnare probabilmente in particolare alle classi popolari di questo paese, sanno benissimo quali sono i problemi. Abbiamo da ricostruire però un tessuto di fiducia, la possibilità di riprendere coraggio e di capire che l'unità ci dà una potenza incredibile nelle lotte a livello nazionale, a livello continentale, a livello internazionale, perché le questioni che andiamo ad affrontare, le questioni come l'immigrazione, il problema del cambiamento climatico, non sono questioni che possiamo pensare di affrontare nel nostro piccolo orticello, nei piccoli confini di uno Stato-nazione. Sono questioni che riguardano il futuro di questo pianeta in generale, di come noi vogliamo immaginare un modello di società su tutte le latitudini di questo pianeta che stiamo piano piano distruggendo, come stiamo distruggendo ogni forma di umanità ormai, per come vengono affrontate le questioni, diciamo, sì, rispetto a come si arriva a parlare di chi fugge da fame, guerra e miseria. Sono questioni che non possiamo affrontare nel nostro piccolo, dobbiamo avere il coraggio di portare su scala internazionale sempre. L'ultima cosa che volevo dire è che spero sia, diciamo, è la cosa a cui teniamo di più. La politica molto spesso in tutti gli ambiti ormai è vista come l'arte in qualche modo del possibile, della mediazione, quindi la capacità innata di chi agisce in questo campo di riuscire a trattare, a trovare la tattica giusta, la mediazione giusta, perché ci sono le direttive, c'è il fiscal compact, mica si può essere troppo spinti su una cosa piuttosto che su un'altra. E su questo, diciamo, si identifica la dinamica politica classica. Noi pensiamo che sia esattamente quando si è cominciati a pensarla così che la sinistra ha cominciato a fallire, con un compromesso che è andato avanti sempre di più. E allora per noi la politica invece è una cosa molto più bella, anche riprendendo proprio un'utopia che secondo me non è manco un'utopia in sé per sé. La politica è proprio l'arte di costruire dei processi che sembravano impossibili, ma che possono essere reali, e possono e devono diventare ad essere reali, restituendo potere e dignità al popolo di questo mondo. Per questo noi lotteremo e continueremo a lavorare sui territori e costruiremo in questo senso tutte le pratiche possibili, continuando a sbagliare e probabilmente non essendo noi né migliori né più preparati, ma è necessario per ricostruire finalmente la speranza e la costruzione di una vera rivoluzione, perché quando abbiamo smesso di essere rivoluzionari abbiamo perso il senso dell'avventura, e qualcuno diceva che quando perdi il senso dell'avventura comincia a diventare un po' noioso, ma devo dire la verità, anche molto pericoloso. Brava, brava.